No, tranquillo, non è il tuo telefono che sta suonando. Ogni volta che comincio un weekly vlog mi ritrovo centinaia di persone che mi commentano dicendomi: ogni volta penso che sia il mio telefono a suonare. Forse dovrei cambiare intro, non lo so. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo weekly vlog. Oggi è lunedì, sono le 11:12 e io sono sveglio da una valanga di tempo, perché come sapete, immagino che le state facendo pure voi, la scuola ha deciso di fare queste lezioni online. Tra l'altro, a proposito di scuola e a proposito di lezioni online, tra pochissimo verrò interrogato in inglese. Ho dovuto studiare praticamente tutto in un giorno e sono 1000 pagine di roba. Non so se si vede raga, questi qua sono fogli tutti stampati fronte rete. È tutto l'anno scolastico e questi qui sono pure dei riassunti. Ecco, ora considerate che allo stesso modo ci saranno queste 3 settimane in cui sarò pieno di interrogazioni a fine maggio. Ovviamente tutte su tutto l'anno. Tralasciando questa parentesi, adesso mi metto a ripassare inglese, vengo interrogato e nel pomeriggio cominciamo a lavorare perché ho un casino di robe da fare questa settimana. Art for Art's sake. That basically means that he was doing art for the beauty of doing it. They had to dress up in a certain way. Men were not able to express their feelings in public, so they were not 100% part of the society. 2 hours later. Interrogazione finita all'alba delle 13:10. Ho una pezzata sotto l'ascella che non avete neanche idea, ma tutto sommato è andata bene. Non so bene che voto io abbia preso, ma credo sia andata bene. Adesso mangio e poi subito mi devo mettere al lavoro perché non pensavo che finisse così tardi e mi sono perso via e sono in ritardo assolutamente con la tabella di marcia. Allora, come prima cosa della to-do list di cose da fare quest'oggi, vorrei realizzare un brevissimo video da mettere sulle Instagram stories registrato con questa macchina fotografica per informare un po' la gente che mi segue. E mi raccomando, dovete farlo anche voi, seguitemi su Instagram, il mio nome è sempre come chioccio di anno, per appunto informarvi che ho appena cambiato la programmazione delle mie dirette su Twitch. Ne realizzerò una lunedì, mercoledì e venerdì sera sempre alle 21 e la maggior parte delle volte anche alla domenica alle ore 21, che però considero come extra, nel senso che se sono troppo incasinato quella lì la lascio stare e faccio tutte le altre 3 settimane. Prima però, visto che sono in post pranzo e mi sta venendo l'abbiocco, mi do una bella lavata. È arrivato il momento del videomessaggio. Video per Instagram completato e qualche giorno fa l'azienda Aero Helmet, l'azienda dei caschi, mi ha mandato un messaggino un po' strano nel quale mi chiedeva praticamente di realizzare un contenuto che vorrebbero postare sul loro profilo TikTok. Allora, lasciate stare il fatto che mi sono appena cambiato, mi sono anche messo i pantaloni lunghi e tutte queste cose. Praticamente l'azienda mi ha chiesto di registrare un video in cui mi butto sul letto e buttandomi sul letto automaticamente mi rialzo cambiandomi i vestiti e mettendomi i vestiti che utilizzo di solito per andare in moto, quindi tuta in pelle, casco e guanti. Quindi adesso cercherò di fare questa cosa, spero di non spaccarmi la testa nel fare questo. Alla fine raga è uscita questa roba che è tipo un botto cringe ed in più il mio letto ha fatto un rumore della Madonna. Raga, penso seriamente di aver sfondato il letto. Nel dubbio io faccio finta di niente e continuo con la mia to-do list, che adesso mi chiede di montare un video che per me uscirà mercoledì. Raga, spero veramente di non aver fatto casini, perché sennò i miei genitori mi tirano la testa. Ottimo, ho finito di fare anche il video, sono stanchissimo raga. Praticamente io raga, tra scuola, lavoro e balle varie, passo letteralmente tutta la mia giornata, ad eccezione di quando vado in bagno e di quando mangio, davanti al computer. Adesso lo sto lasciando raffreddare un pochettino, poi mi rimetto subito al lavoro per caricare delle emoticon per il mio profilo di Twitch, finire di preparare anche il mini video per Airo e poi mi tocca studiare fisica. Ho ufficialmente finito tutto ragazzi, ho fatto anche il compito di fisica. Adesso mi metto sul letto, mangio e questa sera penso di andare a letto prestissimo. Lezioni terminate, come vedete dal mio schermo sono le 14:22 e anche oggi sarà una giornata abbastanza pesante. Non ho troppe cose da fare per i fatti miei, ma ho tante cose da fare per la scuola. Domani infatti sarò interrogato in informatica, quindi dedicherò letteralmente tutta la mia giornata a studiare. Però per fortuna da domani in poi avrò più o meno una settimana libera, tra virgolette, in cui lavorerò moltissimo. Ho studiato tutto il giorno, è stata una giornata noiosissima, non mi ricordo praticamente niente di quello che ho studiato e l'unica cosa bella della giornata è stata che nell'interrogazione di ieri in inglese ho preso 9,5. Nuovo giorno, nuova interrogazione. Sono appena stato interrogato in informatica, mi è andata bene, ho preso 8,5. C'è qui con me Jay, che è felice insieme a me perché da oggi finalmente con la scuola sono abbastanza a posto. Avrò comunque dei lavoretti da fare durante i pomeriggi, ma nulla di esagerato. Jay, cosa ne pensi? Sei felice? Beh sì, anch'io la penso come te. Quindi ora io finisco le lezioni. Tra l'altro raga, assurdo, cioè questo weekly vlog è registrato interamente in camera mia, per farvi capire come io vivo la mia quarantena. La vivo in camera e basta. È triste come cosa, è triste, dovrei fare sport, assolutamente. Ho appena finito anche di sistemare un paio di cose con mio fratello per quanto riguarda il mio dominio e una serie di cose abbastanza nerd. Mi metto a studiare, perché è vero che ho finito con la scuola, però visto che il mese di maggio sarà impestatissimo, comunque devo tenere studiate le cose.
In questo momento sono in videochiamata con un soggetto che forse alcuni di voi conoscono. Fino a un attimo fa c'era anche Ivan, poi è dovuto andare via per cause di forza maggiori, perché abbiamo fatto un incontro in videochiamata per pianificare un paio di cose future che però ovviamente non vi possiamo spoilerare. Cos'è che hai detto? A sfondo sessuale ovviamente, palesemente. E di conseguenza ovviamente non sono riuscito a vloggare troppo la cosa, però siamo tipo in chiamata dalle 4 da un paio d'ore. Chiamata finita, non avete veramente idea di quante belle cose dobbiamo fare. Adesso questa macchina fotografica verrà piazzata lì sul mio bel cavalletto, perché questa sera, essendo mercoledì, sarò in diretta su Twitch. E prima di ritrovarmi alle strette con inconvenienti brutti, direi che è il caso di cominciare a settare tutto e nel caso prendere provvedimenti. Ok, io ho qui tutto impostato, ho qui il computer, il microfono che in realtà devo avvicinarmi, e il mio iPad con la chat e da poter utilizzare come stream deck mobile, un paio di altre cose. Ho visto che su GTA mi è arrivato un bonus da più di $1,000,000, quindi sono veramente gasato e pronto per streamare questa sera. 2000 years later. Ragazzi, sono le 23:33 e noi abbiamo appena finito di fare la diretta. Passiamo direttamente alla giornata di domani. Questa mattina, mentre stavo facendo lezione, mi ha citofonato il corriere per portarmi un pacco che veramente conteneva una cosa ridicola ma importantissima per le mie dirette. Praticamente io normalmente metto qui la mia macchina fotografica, solo che il treppiedi, ragazzi, occupa veramente tantissimo spazio. Dunque io avevo già questa tripla ventosa strabella apposta per la macchina fotografica e ho preso un adattatore per poter attaccare la macchina fotografica da un attacco che c'è sopra, la slitta in cui si mette il microfono, per intenderci. Questa qui è una fotografia di come sono riuscito a montare il tutto e sono strafelice perché l'inquadratura comunque rimane fatta bene, con una buona qualità, con questa macchina fotografica, e quindi tanta roba. I più attenti di voi avranno notato che ho qui attaccato Formula 1 con il mio simulatore, perché ieri sera mentre ero in diretta l'ho scaricato, e dato che oggi è giovedì non ci sarà nessuna diretta ma domani ci sarà e voglio streamare su questo videogioco, penso che sia il caso di allenarmi un po', anche se in teoria non dovrei avere troppe difficoltà perché era già da parecchio tempo che ci giocavo, l'anno scorso in particolare. Due cose, ragazzi: la prima è che sta piovendo, cosa che praticamente, raga, non succedeva dall'inizio della quarantena. Della serie, Edoardo Giannone deve registrare un motovlog, facciamo piovere tutti i giorni. Edoardo Giannone è chiuso in casa, va bene, sole tutti i giorni, grazie Gesù. E la seconda cosa, che è strettamente collegata a questa, è che io domani avrei dovuto registrare un video all'aperto. Come faccio a registrare il video all'aperto? Vi rendete conto di quanto sono sfigato? La situazione è completamente cambiata rispetto a quello che vi ho appena detto, nel senso che, come vedete fuori, non c'è un brutto tempo. Cioè, in realtà non vedete niente, vedete tutto bianco, ma... Questa mattina mi sento molto americano, col mio cappuccino di Starbucks, e ero qui davanti al computer a leggere un po' di mail e a cercare di organizzare la giornata. Oggi appunto sono molto confuso perché non riesco a capire se posso registrare o se non posso registrare, perché dovrei pulire tutto il mio garage. E ovviamente, raga, se piove non ha assolutamente senso fare una cosa di questo tipo, anche perché bisognerebbe spostare le macchine. E se piove sulle macchine, le macchine rientrano nel garage, pulisci tutto a caso. Ho avuto la conferma del fatto che oggi registrerò, ho sentito anche mio padre per capire un attimo il suo parere, e in teoria dovrebbe piovere verso la sera. Noi ci aggiorniamo tra pochissimo, io adesso comincio a registrare. Con le riprese stiamo andando avanti, come vedete ho smontato tutto il garage, ho svuotato tutto, tutti i mezzi che c'erano all'interno, e tra poco comincerò a pulire. Comunque credo che voi abbiate già visto il video sul canale. Sono le 7 di sera, abbiamo lavorato dalle 2 alle 7 ininterrottamente per pulire il garage. Sono stanchissimo, ma questa sera ho la diretta e boia chi molla, non posso assolutamente fermarmi. Doccia, mangio e streamo. Ragazzi, è 00:40, quindi parlo a bassa voce. Abbiamo appena finito anche la streaming. Io sono veramente stanco. Penso che me ne andrò a letto veramente soddisfatto di questa giornatina. Ragazzi, io mi sono svegliato da poco, sono appena uscito dalla doccia e non so perché, ma penso che il mio occhio destro abbia qualcosa che non va. Ho dormito davvero tanto, raga, perché ieri sono andato a letto tardissimo e sono davvero ultra stanco. Però domani devo uscire il video sul canale che ho registrato ieri e di conseguenza adesso devo per forza mettermi a montarlo. Ho finalmente finito di editare, ragazzi. Stanchissimo. Però non ci fermiamo qua, perché anche oggi avrò da registrare e fare un paio di cose. Unstoppable. Adesso mi metto al computer perché devo prepararmi un copione, tra virgolette copione, una scaletta di punti da toccare per un prodotto piazzamento per un'azienda che ha deciso di investire sul mio canale. Quindi anche stavolta mi metto al lavoro. Promo appena registrata, montata ed inviata. E ora, dato che è il compleanno del mio grafico e ha chiesto ad un po' di gente di partecipare ad una sua diretta di Twitch, mi collego con lui, facciamo quattro chiacchiere e per questa giornata ho finito di lavorare.
Buongiorno, oggi doveva essere una giornata veramente tranquilla, nel senso che non avevo nulla in programma da fare, ma mi è appena stato comunicato che per domani ci sarà un compito da consegnare di fisica che ho guardato ora, e se ci metto un giorno intero probabilmente lo faccio in poco. E poi ieri sera completamente a caso mi ha scritto Michael Spampinato per chiedermi se oggi avessi voglia e tempo di partecipare in un suo video molto brevemente, mi farà una videochiamata, non ho ben capito di cosa si tratta, ci aggiorniamo più tardi. Buongiorno! Ciao cucciolino, come stai? Bene, grazie, tu? Abbiamo sentito anche Michael. Mi sono ricordato che devo ancora sistemare Streamlabs OBS per la diretta di questa sera. Un paio di cose un po' nerd. Oggi pomeriggio sto proprio tranquillo, mi rilasso, perché ho scoperto che alla fine il compito di cui vi parlavo è da consegnare per domani sera, quindi lo farò domani all'ultimo. È stata una live molto particolare. Mi sono pure emozionato, ragazzi, in live. Mi sono messo a piangere. Vabbè, questa è tutta un'altra storia per chi mi segue su Twitch. Quindi ragazzi, io spero che questo weekly vlog vi sia piaciuto. Sono stato praticamente tutto il tempo in camera, ma purtroppo questa è la mia vita, purtroppo per fortuna, a seconda del pensiero, e mi sembra giusto condividere le cose così come stanno. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare tanti bei mi piace. Mi raccomando, lasciatemi un commentino qui sotto per farmi sapere come passate voi la vostra quarantena, se state solamente studiando, se vi state dando da fare. So che quando voi guarderete questo video saremo già passati alla fase 2, ma ragazzi, mi raccomando, continuate a rimanere in casa e a uscire esclusivamente per cose necessarie. Il rischio di contrarre questo virus o di diffonderlo nei casi in cui voi foste ammalati rimane e comunque ancora abbastanza alto. Noi ragazzi ci vediamo in prossimo video e adios. Comunque raga, alla fine è ufficiale, ho rotto il letto.